grande lavoro stiamo facendo nell'orientamento delle famiglie, nell'attività, per far capire ai ragazzi che il settore tessile è una filiera complessa, con tante professionalità diverse, con tante specifiche diverse. Non è solo l'operaio o l'imprenditore o il designer, ma c'è tante professionalità che possono avere anche un grande sviluppo, una grande crescita anche di retribuzione. Io voglio ringraziare Confindustria Toscana Nord per l'intuizione che ha avuto. Noi stiamo dando un supporto a questo tipo di percorso. La nostra presenza anche quest'anno a questa manifestazione è proprio dettata dalla necessità che hanno le aziende, i nostri clienti, di inserire, prevalentemente appunto nel settore tessile, professionalità che, come si è ribadito più volte, non sono presenti. Quindi non c'è ricambio generazionale, mancano nuove leve da inserire nel settore. Tanta gente anche quest'anno, per noi è veramente una grande soddisfazione. Questa è la terza edizione di Moda il mio futuro, è un'iniziativa di Confindustria Toscana Nord. Io sono il presidente della sezione Moda, Andrea Cavicchi, e per noi è importante appunto portare l'attenzione alle famiglie, ai ragazzi delle terze medie sul mondo della moda, sul mondo del lavoro, su quelle le opportunità che ci sono in questo settore.